Signori miei, buonasera, ben ritrovati qua su Brawl Stars nell'app sviluppatore. Anche se ieri è uscito l'aggiornamento, in realtà manca l'ultimissimo sneak peek. Ultimo dettaglio che non abbiamo visto, in realtà anche le skin non vi ho mostrato, però vabbè. E sto parlando di questo signorotto qua, Doug Brawler, veramente simpaticissimo a livello estetico. E tra l'altro è anche molto forte. Oggi lo andiamo a provare nel dettaglio, però già dal Brawl Talk abbiamo visto che insomma non è male. Prima di andarlo a vedere nel dettaglio vi ricordo un paio di cose: beh, like, iscrizione, campanellina, codice Raxor in fondo allo shop per supportarmi, e come sempre grazie a tutti quelli che mi supportano. E inoltre qualche ora fa è uscito sul mio secondo canale, il canale fitness, un video con il signor Fer, un allenamento fatto al Rimini Wellness, fiera del fitness. Abbiamo provato diverse macchine, ci siamo divertiti e appunto è uscito questo contenuto. Se volete ve lo lascio giù in descrizione nel primissimo link. Se vi piace il mondo della palestra, ragazzi, andate a vederlo, va per forza. E dunque, eccolo qua. In questo video lo vedremo come sempre da maxato. Per quel che riguarda le statistiche, sappiamo intanto che ha una vita di ben 7200 e si muove anche rapidamente. Vabbè, è un tank in poche parole. Col suo attacco croce delizia, una bontà per gli amici, un pugno nello stomaco per i nemici. Questo attacco cura gli alleati e danneggia gli avversari a seconda di quanto Doug è vicino a loro. Quindi quello che vediamo sotto dovrebbe essere il danno e la cura massima. Se siamo appiccicati al brawler avversario 1800, e poi mano a mano va a calare, e stesso discorso per la cura in teoria, poi dopo andiamo a vedere meglio. Per quel che riguarda la super invece, resuscita morti, un hot dog speciale è bello piccante per Doug o uno dei suoi alleati. Se il brawler che lo ha mangiato viene eliminato, sarà resuscitato dopo una breve pausa col 50% di salute. Meccanica dunque molto interessante. Per quel che riguarda la maestria invece, abbiamo la sua reazione a oro 1, questa qua. Poi a oro 2 abbiamo questa icona che ci sta con l'hot dog, molto carina. Mentre il suo titolo è una vittoria gustosa e anche corposa, magari ci sta sempre. Comunque raga, direi di andare a provare. E dunque, campo di prova, la vita come abbiamo visto di 7200 esattamente. Per quel che riguarda il colpo è molto in stile Jackie, ecco qua siamo distanti 900, se io vado appiccicato 1800, perfetto. Una via di mezzo fa 1440, però immagino che ci siano più range, infatti abbiamo 4 o 5 forse range di attacco in base alla distanza, ecco anche un 1620, vabbè molto easy. Per quel che riguarda la super possiamo mirare, quindi in questo modo dobbiamo colpire il nostro alleato, ma se colpissi il nemico per esempio cosa succede? Ah nulla, viene buttato malamente il panino. Immagino che andando di automira sia io a prenderlo, no? Facciamo così, ok. Altra cosa che voglio vedere è se lo lancio a vuoto è la stessa cosa di andare a colpire un nemico. Direi proprio di sì. Ok, per andare a testarla super adesso direi che possiamo andarla a riprendere, poi ci facciamo distruggere dal robottino lì a destra e vediamo effettivamente se funziona. Dovrei tornare in vita con metà della vita totale, ci sta che sia così. Darla al 100% sarebbe stata una follia. Qua intanto si sto per andare a crepare, direi che posso usarla tipo adesso, ed effettivamente andando a creparci, eccoci qua, però ritorno in vita così, molto carino. Più che altro quant'è che dura sto panino, anche se sicuramente era scritto nelle statistiche, però a grandi linee se lo uso adesso, 1, 2, 3, 4, 5 più o meno secondi. Va bene riga, questo è il brawler. Andiamo a vedere adesso gadget e star power. Primo gadget, doppio Wurstel, magari che si pronuncia, l'ho mai capito, Wurstel, io lo chiamo così. L'attacco di croce e delizia, cioè l'attacco normale, successivo all'attivazione del gadget, cura solo gli alleati ma ripristina il doppio della salute. Non sono sicuro di aver capito bene, ma se andiamo a usare il gadget, il colpo successivo appunto dalla sua attivazione non colpisce il nemico, può essere, dopo lo andiamo a provare. Mentre prima star power, fast food, i brawler risorti sono più veloci per 3 secondi. Ah, infatti ho visto prima che c'erano le freccine verso l'alto appena era tornato in vita. Comunque andiamo a provare la questione. Soprattutto sto gadget è un po' particolare, perché se non va a fare danni bisogna stare un bel patente ovviamente. Quindi facciamo 1260, uso il gadget. Eh no, non fa danno, però appunto cura e basta. Cura il doppio rispetto a quello che sarebbe la normalità. Dopo comunque l'andiamo a provare contro me stesso in partita. Andiamo a vedere la star power che mi sono dimenticato. Intanto, ma perché non hai ancora lasciato like? Ora altri 20 anni per farci uccidere dal bro. Non sarebbe anche necessario fare il test perché l'avevo già visto prima, però per chi di voi non ci ha fatto caso, andiamo adesso a usarla super. E dovrebbe, spero di non averlo usato troppo presto, no, siamo giusti giusti. Ed ecco qua le famose freccettine, ed effettivamente sì, sto andando più veloce. Potrebbe starci magari per andare a pushare il nemico o per scappare, però poca roba, poca roba. Andiamo a vedere ora il secondo gadget, ovvero doppia salsa piccante. L'attacco di croce delizia successiva all'attivazione del gadget ferisce solo in nemici ma causa il doppio danni. Ah, quindi è letteralmente l'opposto, niente cura ma solo danni e più danni. Mentre la seconda star power, croce delizia ripristina anche la salute di Doug con il 20% del suo valore normale. Sta star power, riga,
non ha senso. Cioè, rispetto all'altra, questa qua è mille volte meglio, scusatemi. Croce delizia è l'attacco normale. Sì, quindi ogni volta che noi andiamo a hittare, recuperiamo vita. Se è così, mi sembra un po' troppo sbroccata. Soprattutto rispetto all'altra, non ha senso. Comunque, andiamo intanto a vedere il gadget. Tipo, da questa distanza facciamo 900 al minimo. Io uso il gadget, quindi sarà 1800, perché è il doppio, logicamente. Ma allora, se io vado attaccato al nemico, che è appunto 1800, andiamo a vedere, ok, uso il gadget, sarà 3600. Wow, non male questo gadget. Ora andiamo a farci colpire dal bro e andiamo anche a hittare. Ogni volta che attacco io vado a recuperare la vita, ma è assurda sta cosa. Facciamoci hittare un pochettino, che adesso me ne vado. Sono 360 ogni volta, però appunto io per scappare, mentre scappo posso spammare. Oddio, spammare la cura non è che ha troppo senso, perché a una certa conviene, anzi, che faccia effetto l'autoripristino, no? Però alla fine, dal momento in cui noi siamo magari un po' feriti e dobbiamo fare un fight, il fatto che attaccandolo possiamo anche curarci nel mentre è molto interessante. Wow, ma adesso andiamo a vedere, che possiamo andare a vedere? Le skin, o la skin, perché è soltanto una, esattamente, questa qua, Dag Drago, e poi lo andiamo a provare nelle 3v3 o 2, così almeno possiamo andare a testare il gadget sugli alleati. Comunque questa skin, come vedete, costa 1000 bling o 29 gemme e dovrebbe uscire assieme al brawler, quindi appena esce il brawler, cioè i primi d'agosto, anche lui sarà disponibile nello shop, quindi l'andiamo a prendere ed eccola qua in tutta la sua magnificenza, il suo splendore. In realtà, essendo una skin da 29 gemme, non cambia nulla, solamente l'estetica. Nel dubbio andiamo a controllare, ma non ce ne dovrebbe essere bisogno. E quindi eccoci qua, guardiamo giusto l'attacco e direi che sia uguale. Tra l'altro a tema acqua, certo, un drago che spruzza acqua in questo modo non è che ci stia così tanto bene. Però vabbè, detto questo, andiamo in amichevole. Siamo su Foot Brawl e vediamo. Sarebbe anche interessante provare a usare la super su un compagno di squadra, sperando che ci vada anche a morire. Non è facile da usare sui compagni di squadra, eh? Cioè devi usarlo proprio quando sta per morire. Contro se stesso è più facile. Comunque è tanta roba sto brawler, ragazzi. Il fatto che possiamo curare anche i compagni di squadra è tanta roba. Un altro curatore. Intanto attenzione che qua siamo stati devastati, ma la Bibi c'è sul pezzo. Aspetta bro che ti curo. Niente, come non ho detto. Raga, qua c'è il rischio addirittura di perderla, mi sa. Io contro il Frank non è che posso far tanto. Attenzione, no, non voglio la palla. Mannaggia, sta pure laggando il lab sviluppatore. Può essere mai. Io qua ipoteticamente. Niente, fa gol il Frank. Raga, la perdiamo. È già scritto. Più che altro ho scelto una mappa sbagliata, è tutta aperta e non so come muovermi. E noi siamo addirittura. Sì, vabbè, tranquillo. Sì, Frank nel chill proprio. Madonna, meno male. Dai, facci a morire. Madonna, guarda quanto lagga. Poi faccio così. Vai, bro, se ci muori, ti giuro che sei un grande. Niente, non ci va a morire. Però, aspetta, madonna, quanto lag. Posso usare il gadget sulla BB one shot? Ho anche. Madonna, bellissimo qua. Ho curato entrambi di tantissimo grazie al gadget, anche perché eravamo praticamente appiccicati. Ma qua è possibile che stia laggando così tanto contro i bot nell'app sviluppatore, soprattutto? Che sbocco. Forse qua arriva il gol. Attenzione. Sì, grazie, bot. Lasciatemi andare, tranquilli. Raga, vi giuro che qua sto tryhardando per cercare di vincere. È difficile. Io però vorrei tantissimo usare la super sui miei compagni. Tipo qua. Vabbè, potrebbe in realtà fare. Brondo, vai, io dovevi far gol. Vabbè, non abbiamo testato la super, però funziona, ragazzi. Nel senso, noi ci crediamo, ci crediamo. No dai, stavo scherzando. Sto giocando adesso contro due bot e me stesso su un altro account. Andiamo a prendere al volo sta super, va? Ok, super presa. Adesso, qualora gli avversari volessero venire a uccidere l'altro me, insomma, potrei eventualmente usarla super. Stiamo chiedendo troppo, non vengono proprio. Attenzione, ci siamo. Sì, uccidilo, vai, uso adesso la super. Dati, ragazzi, il colpo di grazia, per favore. Non ce la fanno, niente. Ok, gliel'hanno dato. Effettivamente sono tornato in vita. Eccomi qua dall'altro telefono che sto muovendo. Vabbè raga, era ovvio che funzionava, cioè nel senso. Ora posso morire felice. Bene raga, abbiamo visto la skin, abbiamo visto il brawler a 360 gradi, star power, gadget. Penso che siamo a posto. Vi ricordo nuovamente che giù in descrizione vi lascio il video fatto con Ferre sul mio canale fitness. Mi raccomando, andate a vederlo se vi interessa chiaramente. Per il resto, un bel like, iscrizione, scambanellata tattica. Noi come sempre ci picchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.